Sottosegretario con la delega biologia, onorevole Stefano Saglia, che ringrazio per essere qui in questo momento particolare e caldo. Penso che la maggior parte degli amministratori si saranno posti la domanda perché non c'è il sindaco di Corinaldo. Il sindaco di Corinaldo purtroppo ieri ha avuto un malore ed è stato trattenuto ed è a Torrette per una serie di accertamenti, l'hanno trattenuto praticamente a Torrette. Io volevo aggiungere e ribadire, non le Saglia, che non ho avuto modo di incontrare, almeno scambiarci qualche parola, perché di sotto siamo stati subito assaliti, del comune che ha votato un documento, una delibera all'unanimità contraria praticamente all'attuazione della centrale nel territorio di Corinaldo. Parimenti anche la posizione della provincia e anche della regione, che il presidente Sbacca, che ha tenuto qui la settimana scorsa una giunta regionale, sempre con questo taglio, con tutti gli amministratori presenti, ha tenuto a ribadire la propria contrarietà, parlando di voce, capito, finale della conferenza Stato-Regioni, la decisione e dicendo. Quindi, approfittando dell'amicizia che mi lega da anni, da decenni direi, all'onorevole Siccioli, nel momento in cui mi ha detto che il sottosegretario con la delega specifica era nelle Marche, ho detto: guarda, io penso che sia doveroso sentire anche la voce di fronte agli amministratori locali, di fronte ai sindaci, come lunedì pomeriggio a San Michele con il presidente Spacca faremo un incontro con i cittadini per ribadire la nostra contrarietà, come che la contrarietà di tutte le istituzioni. Questa è la nostra forza, abbiamo detto, tutti i comuni, tutti gli enti locali, le province di Ancona e di Pesaro, la regione Marche, hanno detto no a questo impianto della Turbogas a 870 megawatt. Diciamo no non soltanto per una questione di principio, assolutamente per dati concreti. Noi abbiamo il PER, Piano Energetico Ambientale Regionale, che prevede tre pilastri su cui costruire il piano energetico, cui costruito il Piano Energetico Nazionale. Uno è risparmio energetico, secondo è le energie rinnovabili, il terzo è la cogenerazione diffusa di piccola dimensione. Buona regione al sindaco, mi dispiace perché probabilmente la tensione di questi giorni veramente l'ha stressato molto e quindi magari sono un po' anche colpevole, perché l'idea di portare qui il sottosegretario, quando mi è stato detto che c'era questa opportunità, è stata mia. E ovviamente saluto tutti i sindaci, gli amministratori locali che sono qui, perché rappresentano le istanze del loro territorio, dei cittadini. Io credo molto in questo rapporto diretto tra i cittadini, gli amministratori e ovviamente le istituzioni, e per questo convintamente ho chiesto all'amico Stefano Saglia di farmi questa cortesia di venire qui. Devo dire che l'orientamento mio personale, rappresento anch'io le istituzioni in questo territorio, sono un deputato eletto in questo collegio, in questa circoscrizione, credo che devo fare un servizio. In particolare mi sento particolarmente legato e a Corinaldo, in questa zona dove da sempre, prima consigliere regionale, poi semplice esponente di una forza politica, ho frequentato tante volte. Credo che proprio per la vocazione di questo territorio, che è una vocazione agricola, qui è una zona dove l'agricoltura ha una sua forza, che è una vocazione turistica, qui il sottosegretario non era mai stato qui, ha fatto come abbiamo parcheggiato fuori delle mura e ha visto già solo l'impatto con le mura, la bellezza di questa zona, appunto una sottolineata mentre così chiacchieravamo arrivando qui in piedi in centro. Quindi ci sono varie motivazioni per cui fare una determinata scelta. Detto questo, le istituzioni sono di tutti, nel senso che ogni cittadino, ogni impresa, ogni ha diritto a presentare istanze e a chiedere quello che ritiene opportuno. Poi il compito delle istituzioni è quello di valutare e di fare. Innanzitutto ti ringrazio di questo invito, non è forse
consuetudine, ma per motivi semplicemente di tempo e logistici, di poter riuscire a dialogare direttamente con coloro che sono coinvolti sul territorio da progetti importanti che riguardano il sistema energetico nazionale. Come ha detto prima l'onorevole Ciccioli, io porto questa responsabilità a nome del governo e quindi diciamo che il mio dovere è quello innanzitutto di trovare delle soluzioni legislative e infrastrutturali che diano sicurezza energetica al nostro paese, quindi sicuramente sono più le occasioni che mi capita di dover spiegare perché è necessario dire di sì rispetto a quelle che è necessario invece dire di no. In questa occasione io non ho difficoltà a sottolineare come su questo progetto che ha avviato il suo iter il 14 di gennaio di quest'anno con la conferenza dei servizi, abbiamo ritenuto di sospendere i lavori dell'esame della conferenza dei servizi perché deve appunto arrivare, come giustamente diceva l'assessore, la compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, che è un parere fondamentale perché chiaramente ci dirà se questa infrastruttura, questa centrale è compatibile con il territorio, tenendo conto ovviamente della valutazione di impatto ambientale regionale. Noi abbiamo una legge, che è la legge cosiddetta sblocca centrali, la legge 55, che ho contribuito a scrivere essendo in quel periodo relatore della riforma energetica italiana, nella quale abbiamo, voi ricorderete, nel 2003 vi fu un blackout, due blackout, in realtà uno piuttosto pesante. Ci accorgemmo che la produzione energetica nazionale era insufficiente rispetto a quello che sono le necessità del Paese e quindi approvammo questa legge che appunto si chiama sblocca centrale. Una legge che poi è stata applicata con la necessità e l'obbligo per legge dell'intesa con la Regione laddove si insedia un impianto produttivo energetico. Quindi va da sé che se la posizione del comune di Corinaldo, della provincia e della regione è contraria a questa infrastruttura, il parere del governo non potrà che essere negativo. Quindi anche l'accoglienza che ci è stata riservata è un'accoglienza un po' particolare, nel senso che ho cercato di spiegare anche ai cittadini che erano in strada che forse avremmo detto la stessa cosa in questo contesto e quindi probabilmente non c'era bisogno di contestazione. Comunque, siccome facciamo politica da tanto tempo, anche se sono giovane, sono almeno 20 anni che faccio politica, quindi non mi spaventa.